Salus a 30 giugno 2010. In base alla vostra comprensione degli eventi che si svolgono attorno a voi, probabilmente siete presi dall'euforia o da una certa inquietudine riguardo al futuro. Gli uomini sono stati condizionati ad accettare difficoltà e conflitti, quali parte naturale delle esperienze di vita, e mai sono stati incoraggiati a pensare diversamente. Eppure, come esseri sovrani è vostro diritto scegliere esperienze felici ed appaganti. Cosa vi ha quindi portato fuori strada, e quale è la risposta? Carissimi, avete voi stessi permesso ad altri di prendere il controllo e, man mano che le vibrazioni gradualmente si abbassavano, avete perso il ricordo della vostra passata grandezza. Il percorso di ritorno è stato tortuoso e penoso, ma a vostro credito sia detto che non vi siete mai arresi. Aiutati a risvegliarvi al vostro vero sé e al suo pieno potenziale, avete cominciato a comprendere che siete speciali. Avete vissuto esistenze circondate da tanta negatività da quasi offuscare la vostra luce, ma ancora una volta siete riusciti a rimontare. La vostra luce, per quanto fioca, può essere rivitalizzata, perché la promessa è che ciascun'anima possiede un'esistenza infinita ed è immortale. State vivendo gli ultimi anni prima dell'ascensione, e la vostra attenzione sarà continuamente investita da quel che appare essere la fine del mondo. Sembrerà che le profezie dell'Armageddon stiano compiendosi, e la paura travolgerà molta gente. Tuttavia, prima che gli eventi appaiano inarrestabili, ci saranno fantastici sviluppi che invertiranno la tendenza. Improvvisamente, le risposte verranno da rivelazioni, accompagnate dalla verità. Quel che vi fu nascosto, uscirà allo scoperto per essere deperso, in modo che le opportunità negatevi per migliorarvi ora si spalancheranno innanzi a voi. Ci riferiamo alle numerose scoperte che avrebbero elevato la vostra esistenza ad un livello di vita più accettabile, e che ora noi, insieme a molte altre fonti, siamo stati autorizzati a darvi affinché riceviate quanto vi è dovuto. Come voi, anche la Terra deve essere ripulita perché, avendone usufruito per le vostre esperienze, non potete certo voltarle le spalle, lasciandola in questo stato. Ricordatevi che state ascendendo insieme a Madre Terra, e che, come voi, anch'essa deve prepararsi. A nulla varrebbero le vostre esperienze se non capite le conseguenze delle vostre azioni, accettandone la responsabilità. Altrettanto dicasi per ognuno di voi in quanto individuo, ed anche voi dovete imparare dai vostri sbagli. Questo è il punto centrale dell'essere passati attraverso il ciclo della dualità e, come non manchiamo di ricordarvi, voi stessi vi siete proposti con entusiasmo per questa esperienza. Potremmo essere indotti a chiederci come mai, ora che siete in vista del traguardo, alcuni possano dimenticare che nulla può impedire l'ascensione. Nonostante le catastrofi ed il lugubre atteggiamento di qualcuno, cercate di vedere al di là degli eventi immediati e godervi quanto sperimenterete nel periodo che direttamente precede l'ascensione. Ancor meglio, occupate la vostra mente pensando a tutto quello che sarete dopo e a tutte le promesse di un'esistenza felice e beata. Si stanno formando molti, moltissimi gruppi, che premono per cambiamenti immediati e le loro proteste non restano ignorate. State diventando la voce del popolo, che porta in sé una potente energia, che attirerà i mezzi per manifestare quanto desiderato. È così che opera la legge di attrazione e, pertanto, vi chiediamo di servirvene ovunque potete. Tutto l'universo, in modo ordinato, si prepara ad ascendere e tuttavia l'attenzione è concentrata sulla Terra, che ne è parte vitale. Dovete essere preparati per il gran giorno, quando l'universo sembrerà sparire per poi istantaneamente riapparire nella vibrazione superiore. Questo è il modello di quanto sta avvenendo e potete riflettere sull'essere magnifico in grado di esercitare tale potere, senza divagare al di là del Dio del vostro universo. Potete immaginare, anche solo per un istante, quanto possenti stare diventando poiché ognuno di voi porta in sé la scintilla di Dio? Naturalmente, dovete ancora manifestare la vostra piena potenza, ma ascendendo verso dimensioni ancor più elevate, progressivamente accadrà.
Vi invitiamo a seguire David Wilcock e le sue rivelazioni, se volete tenere il passo con quanto sta succedendo nel mondo ed oltre. Cercate di prendere con calma quanto accade e i probabili risultati. David è ben determinato nell'arrivare alla verità ed è un'anima molto rispettata per l'impegno totale al suo lavoro. Molti cercano una guida ed una fonte affidabile ed egli è uno dei primi nell'elenco. David ispira molta fiducia e convincimento, ed il suo scopo è di rivelare la verità e, al tempo stesso, presentarvi lo scenario probabile, che vi condurrà fuori dalle tenebre e nella luce. La nostra protezione si estende a tutti quelli che servono la luce, e siete molto numerosi a farlo. Siete tutti amati e rispettati per l'impegno totale nel compito intrapreso a servizio di tutti. Il vostro bellissimo pianeta è stato benedetto dalla presenza di numerosissimi esseri di luce, che ne porteranno ancor più. All'oscurità, che minacciava di distruggere la Terra, è stato impedito di provocare un disastro tanto monumentale, che le sarebbero occorsi eoni di tempo per riprendersi. Ciò è accaduto ad altri pianeti del vostro sistema solare, ripercuotendosi su ogni altro corpo celeste e provocando danni e spostamenti. Un pianeta può persino diventare inabitabile per migliaia di anni. Dio ha decretato che questo gioiello del cielo, la vostra Terra rilucente, non sarà distrutta e la Federazione Galattica garantirà che siate al riparo dal pericolo. Più di una volta siete stati sull'orlo dell'annientamento totale, ma noi l'abbiamo impedito. Io sono il siriano Salusa e spero di cuore che siete rincuorati dalle buone notizie che vi comunichiamo. Un giorno, tra brevissimo tempo, imparerete molto sulla vostra storia passata ed il capitolo finale si concluderà con l'ascensione. Una volta fuori dal ciclo della dualità, la vostra evoluzione procederà rapidamente, perché andrete più in alto, nelle dimensioni superiori. Avete tutto per pensare al futuro con gioia e niente di ciò che possedete ora può essere comparato a quello che avrete una volta ascesi. Ricordatevene quando siete distratti dalle faccende terrestri, e sappiate che niente può avere effetto su di voi, a meno che voi stessi non lo permettiate. Il nostro amore vi accompagna per sempre. Grazie, Salusa. Mike Quincy. Traduzione Costanza 2003.